Fotografo ha più che un sogno preciso il bisogno di sognare, di andare oltre la realtà che non è bellissima, pensare che costruendo un po' con la fantasia, un po' con l'analisi di quello che ci circonda, costruendo un futuro e avendo voglia di costruirlo, forse si può crescere. Quindi questo è il messaggio che vorremmo mandare noi ai giovani. Beh, in realtà noi partiamo sempre dal presupposto che facciamo televisione per caso, cioè siamo dei passanti che per caso si sono imbattuti in questo mezzo, che è un mezzo oggettivamente straordinario, perché in realtà noi abbiamo sempre fatto comicità, insomma, scrittura comica, satira. Abbiamo sempre cercato di divertirci divertendo. E allora il fatto di essere capitati per caso al timone di una trasmissione televisiva che oggettivamente è una delle più importanti dell'intera offerta televisiva italiana, ci sconvolge più di tanto, perché non ci poniamo il problema. Noi continuiamo a fare il nostro lavoro, che è sostanzialmente uno spettacolo teatrale ripreso dalla televisione per un pubblico che paga il biglietto. E questa è la grande anomalia e probabilmente il grande segreto di Zelig e di quello che facciamo in televisione. La cosa che ci preoccupa di più trasmettere al telespettatore è che non c'è finzione della realtà, non c'è confusione tra reale e fantastico. Beh, l'impressione è questa, Bisogna forse avere l'animo, la fantasia, la duttilità delle cicale, ma anche la forza di costruire, di analisi delle formiche.